Ed eccoci qui, cari amici, buongiorno e benvenuti. Una bella puntata di Niman Show Live vi aspetta. Oggi chiudiamo il mese di maggio, il 31 maggio. Entriamo in una bella mesata estiva, dai, con la speranza di poterci divertire tanto, anche perché insomma il presupposto di diventare bianchi lo stiamo fiutando sempre di più ogni giorno che passa, e dovrebbe passare dal 14 di giugno per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Detto ciò, voglio salutarvi, buongiorno carissimi amici, benvenuti al Nima Show Live, Nima Radio TV per quanto riguarda Facebook, e www.radionova.it, oppure le frequenze in onde media di Radio Nova 94.3. Siamo pronti, una bella puntata. Oggi, lo sapete, sono abbandonato dalla nostra Cocò, perché comunque se n'è andata 2 giorni al mare, e così si rilassa un pochettino, dai, fa bene. Ci vediamo con lei proprio venerdì, nella puntata di venerdì. Direi di partire con una bella canzone. Ah, l'amore, eccola qua che arriva, tutta per voi. Ah, l'amore di Edmondo Comandini. Ho sistemato l'inquadratura perché effettivamente era un po' sotto quadro, sotto sopra direi. Adesso è sistemata e ho dato, come potete vedere, priorità al nostro set travel di Ringana. Ragazzi, chi fosse interessato mi contatti, ne parleremo dopo. So già che qualche amica se l'è accaparrato ordinandolo in vista della nostra vacanza in Calabria. Mi raccomando, affrettatevi ragazzi, perché mancano le ultime camere e dopo vi tocca stare a casa. Dopo vedremo anche, anzi lo vediamo subito, dai, direi subito di andare con lo spot, così ne approfittiamo e parliamo proprio della Donde Stas. Eccolo qua, dai, 1 minuto e mezzo, così vi gustate che cosa vedremo in Calabria alla Nicotera Beach Village. Wow, non vedo l'ora. Proprio su queste immagini è arrivato un bel messaggio dalla nostra Cocò. Buongiorno Nicola, buona visione a tutti e un abbraccio da Viareggio. Oh, così abbiamo scoperto la località dove si trova la nostra Cocò. Tutti a Viareggio! Vai, no, scherzo, ci mancherebbe. Buon divertimento e ci vedremo venerdì qui in trasmissione. Vado a salutare un po' di persone che stanno messaggiando. Il primo a messaggiare quest'oggi è stato Buongiorno. E se possibile vorrei ascoltare un brano di Danimos Band, grazie mille. Il primo a messaggiare, stavo dicendo, è Daniele Spolone. Certo che ti accontento, caro Daniele, tu ci guardi spesso, questo mi fa molto piacere. Luca Vitali, ci sono, e poi c'è la nostra Roberta. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nico, buon lunedì e grazie per la stupenda musica. Allegria, ci puoi mettere per favore la canzone Spegni la luce che mi aveva dedicato Riccardo? Ti abbracciamo forte, Robe Riccardo. Ma io te l'avevo già fatta, cara Roberta.
distratta. Dove sei andata? Eri distratta allora, Missa Sabato. Ai, ma te la rimetto volentieri, non ti preoccupare, ci mancherebbe. La nostra Dora sempre presente. Buongiorno Nicola, buon inizio settimana. Tutto a posto? Certo che tutto a posto. Ho fatto un weekend in famiglia, dai, non abbiamo avuto occasione di andare a cantare, di andare a suonare, e allora alla fine abbiamo fatto un po' di giri, ma qualcosa vi farò vedere, non le foto mie, però voglio far vedere qualcosa che ho ripreso sabato in centro a Parma, in piazza Cavour, perché ragazzi, non soltanto chi è fortunato come me o come tanti altri colleghi, a parte questo periodo, lasciamo perdere il periodo del Covid, io sto parlando del discorso orchestre fino al 23 febbraio del 2020, no? Si è potuto fare musica con la propria orchestra nelle sale da ballo, adesso vedremo dove andremo a finire, però ci sono tanti ragazzi, tanti talenti in giro per le varie città che si esibiscono mentre la gente fa una passeggiata, e ho scoperto un ragazzo molto bravo col sassofono. Oh, per quanto mi riguarda, io l'ho voluto riprendere, dopo lo condivido insieme a voi. E poi invece ieri sono andato a fare un giro a Grazzano Visconti, fantastico ragazzi, io mi aspettavo un paesino, che ne so, tipo Castello Arquato, sempre in provincia di Piacenza, un paesino aperto, tranquillo, e invece no, qua proprio tutto chiuso come se fosse una mini Gardaland con del Medioevo. Ecco, io questo ho potuto notare, e tra poco vedremo qualche immagine. Ne vale la pena ragazzi fare un giro, e sicuramente tanti di voi l'avranno già visto, però io ve lo consiglio, ok? Poi andiamo a salutare gli amici della Svizzera, Yvette Bjerk, buongiorno dalla Svizzera, il nostro Riccardo Ronchietto che sta fremendo ragazzi, non riesce a trattenere l'emozione perché da mezzogiorno sarà in collegamento con noi, ma proprio oggi sulle frequenze di Radio Nova 94.3 o www.radionova.it va in onda la prima puntata del suo contenitore Radio Vetrina On Air, con tante belle chiacchiere, tanta bella musica e interviste. Mi raccomando, seguitelo sulla sua pagina Facebook Radio Vetrina, ovviamente, ma anche sulle frequenze di Radio Nova o sul sito www.radionova.it. Buongiorno carissimo Monica, buona vacanza a Viareggio. Si stanno salutando tra di loro. Bene, bene. Andiamo in musica, contentiamo Daniele Spolon, e arriva, che arriva, qualche spicciolo di me. Eccolo qua che arriva, D'Animos Band. E voilà la D'Animos Band, dedicatissima a Daniele Spolon che la richiesta. Intanto saluto Max Iannoli, buongiorno da Cremona. Grazie, grazie caro Cremona, città natale del mio amico Ricky DJ, Riccardo Ronchietto. Tra poco ragazzi alle 11.40 saremo in collegamento con Beatrice Bramini per quanto riguarda della redazione di Reda con Radio Nuova, per quanto riguarda le notizie nazionali ed internazionali. Ma oggi è una giornata lunga, adesso state seguendo Nima Show Live qui su Facebook e su Radio Nova. Tra una puntata di Nima Show e Vado a Liscio ci sarà un bel collegamento sulla pagina Facebook dell'amico Paolo Montanari, Life is Life Network, chiacchiereremo con lui. Tra l'altro poi stasera ci sarà la diretta sulla pagina Facebook Nima Magazine, dove presenteremo la nostra rivista di giugno, e Paolo Montanari sarà qui in mia compagnia. Poi oggi pomeriggio alle 16 parte la prima puntata di Radio Vetrina su Radio Nova. Ma cosa volete di più? Vi stiamo confezionando ragazzi un palinsesto fantastico. Dai, andiamo con Spegni la luce, da dedicare alla nostra Roberta. Dopodiché arriva la pubblicità e saremo in collegamento con Beatrice. Vamos! Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393-1912-091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi.
Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, cari amici, siamo rientrati. Allora ricordatelo, per la vostra pubblicità contattate il 393 19 12 091 e così vi inseriremo all'interno delle nostre trasmissioni. Ma vado a dare il benvenuto alla mia cara amica Beatrice Bramini direttamente da dove? Da Bologna, sì, eccola lì. Da Bologna. Sì, ormai riconosci tutte le stanze in cui faccio vedere. Esatto, esatto, riconosco i posti. faccio senza, potrei mettere in base alla stanza da dove sei collegata, dai. Allora, esatto. Intanto come stai? È passato un bel weekend? Tutto bene? Ma sì, tutto bene, ora sono in piena sessione, il 3 è un esame, quindi insomma, però tutto bene, si apre anche la bella stagione, si pensa alle vacanze. Ma fammi capire, questi esami quando terminano? Ce ne sono 5 luglio. Ma ne mancano tanti ancora per finire il tutto? No, tre, se vanno tutti bene. Tre. Mi fa piacere, allora il nostro in bocca al lupo, così diventerai giornalista a tutti gli effetti. Cosa diventerai? Dottoressa in che cosa? Allora, mi manca un altro anno, poi sì, mi laureo e poi per diventare giornalista in realtà dovrei fare l'esame di Stato, perché esatto. Sai che per diventare giornalista c'è ancora l'esame di Stato. Vabbè, comunque sei ancora giovane, ti auguriamo tutto il bene di questo mondo. Partiamo con le nostre notizie, ma mi sono dimenticato la sigla. No, non c'è assolutamente notiziario senza la sigla del Nima News. Eccola qua. Eccoci qua, rientrati. Adesso sono più contento. Partiamo con la prima notizia, dai. Per la prima notizia voglio parlare della vendita dei biglietti nello spazio. Sappiamo Jeff Bezos, che non è il primo, che sappiamo essere il CEO di Amazon, che ora è impegnato nella sua trafila di divorzio con la moglie, ha deciso di avventurarsi nello spazio, ha cominciato a inviare, a permettere agli acquirenti più benestanti di comprare dei biglietti per andare nello spazio. Le sue navicelle saranno delle vere e proprie salotti che invieranno le persone più abbienti, perché per i biglietti costano sui 300.000 euro, quindi credo che solo in pochi potranno permetterselo di fare un bel giro turistico nello spazio, andare nella sua stazione spaziale che si chiama Blue Origin e passare lì, insomma, le vacanze, se così le possiamo chiamare. Lui infatti ha questo sogno di poter portare le prime persone, ma anche le prime industrie pesanti sullo spazio e creare una vera e propria doppio mondo, possiamo dire, esatto, no? Cioè, chi vive sulla Terra e una nuova economia nello spazio per incrementare i fatturati. Non è già abbastanza ricco, bisogna, beh, comunque sai, studiare cose nuove non è malvagia come cosa, però la vedo un po' improbabile. Ti vai a fare un tuffo, come fa a fare un resort lassù? Non è possibile
fare nulla perché si sta in si galleggia già di suo. Diciamo sì, che a me queste possibilità di fare, no, fantascientifiche, di fare due Esatto. vite, no, anche una vita nello spazio, mi mette un po' di agitazione, perché sì, non, sei relegato dentro una stazione spaziale, ecco, non puoi muoverti. Già qua con il Covid ci hanno proibito di uscire Esatto, di casa, però, figurati. ma sai quanti latitanti andrebbero sullo spazio, secondo me? Tutti su. A cominciare dai nostri politici che magari hanno fatto qualche baruffa qua e là. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Questa è la prima notizia di quest'oggi e andiamo in musica. Ci ascoltiamo adesso Anna Maria Allegretti, arriva con Viviamo l'amore. E voilà, e ci siamo ragazzi. Dopo Anna Maria Allegretti torniamo da Beatrice con la seconda notizia. Sei pronta? Di che cosa mi parli, dai. Io Nicola, non so se tu lo sai, ma nel nuovo clima social sono nati due nuovi social network, Ah, ne che sono, mancavano perché esatto, non erano abbastanza, no, direi. non bastava Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, no, adesso c'è anche Clubhouse. Clubhouse è Sì. un po' il social network d'élite, perché per entrare devi essere invitato, quindi è proprio devi Ok, essere ma se non invitato in queste sbaglio è stanze. quello solamente audio, gruppi audio o sbaglio, non c'è un discorso. Esatto. Sono podcast, uno segue dei vari podcast, una cosa, non sanno più che cosa inventarsi, Non sanno direi. più cosa inventarsi, sono delle stanze tematiche in cui si parla di argomenti, quindi magari anche di un certo calibro. So che ci sono stanze proprio di politici dove si ritrovano per parlare anche di, insomma, di nuove leggi, del futuro, insomma, del proprio Addirittura. paese. E oltre a Clubhouse invece è nato Poparazzi, che è un nuovo Poparazzi. social, Poparazzi, che praticamente potevano chiamarlo Paparazzi, che era identico, Ok. perché è proprio un social in cui tu non puoi usare la telecamera, la fotocamera e telecamera interna, quindi puoi solo fare foto agli altri e gli altri possono fare solo foto a te, e quindi il tuo profilo personale è fatto di foto che ti scattano gli altri e mettono gli altri per te. Non puoi commentare, non puoi mettere mi piace, Cioè, non puoi seguire le altre persone. apri praticamente una vetrina per gli altri e tu sei lì impassibile, aspetti che arrivino. Come un VIP che ti paparazzano e insomma tu sei Guarda, paparazzato dagli altri, che penso che non so io quanto successo farà, però. adesso, per quanto riguarda la trasmissione, la rivista, siamo già su Facebook e Instagram, YouTube, per quanto riguarda le varie puntate, direi di fermarci qui perché stare dietro alle nuove avventure diventa veramente impossibile. Ma è arrivato un bel messaggino, è sempre più lungo, ragazzi, sempre più lungo arriva lui, signore e signori, il nostro Luca, un saluto speciale alla ragazza più solare dell'universo intero. Beh, hai parlato comunque di spazio, vedi, ci sta, lui ti ha già collocata lì, nell'universo. È di una graziosa, gioiosa, sensibile, sexy, affascinante, sensuale come Beatrice Bramini. Una ragazza splendente con due occhi lucenti che brillano nel mare e con un viso brillante, stellare, che entra nel mio cuore. La mia stella luminosa che brilla nel mio cuore, questa stella sei tu, la mia luce. Wow! Oggi c'è un sole splendente che scalda il mio cuore. Sei proprio una ragazza acqua e sapone, per me sei l'unica ragazza che va bene per me. Boh, si è fatto già il suo castello in aria. Ti vorrei dedicare Acqua e Sapone di Daniele Tarantino. Ti mando un bacio, Luca. Ma certo, caro Luca, che ti accontentiamo con questa bella canzone. Non adesso perché devo prepararla. E intanto andiamo con. Io avevo fatto qualcosa di più romantico, sai, Beatrice? Avevo scelto Una rosa per te. E vabbè, dopo ci ascoltiamo anche Acqua A questo e Sapone. J7, ovviamente, poi devi stare seduto al tuo tavolo, però io vedo molta gente che comunque, se balli intorno al tuo tavolo, ti lascia ballare intorno al tuo tavolo. Quindi io non so come sarà quest'estate, se effettivamente riusciranno a tenere i ragazzi seduti ai tavoli o se, come l'anno scorso. Diventa un po' un problema. Chiedo scusa, c'è stato un piccolo problema con l'audio. Stiamo parlando della riapertura delle discoteche.
delle discoteche in zona bianca e stavamo disquisendo con Beatrice del fatto appunto che non si potrà ballare in discoteca. Allora uno in discoteca che ci va a fare? Perché il bar esistono già fuori dalle discoteche o no? È il solito discorso. Vabbè, non addentriamoci dentro questa decisione, speriamo qualcosa cambi in meglio. Ultima notizia, Beatrice. L'ultima notizia vi voglio portare in Corea, dove il leader dittatore, possiamo chiamarlo, Kim Jong-un, ha proibito di indossare i jeans aderenti, quindi i cosiddetti skinny jeans, perché considerati un emblema, un simbolo della cultura, dello stile di vita occidentali e quindi anche capitalistici, no? Di consumismo, e quindi lui vuole eliminare tutti questi simboli, tra cui anche le t-shirt con il logo e i piercing al labbro. E quindi è stata proprio una legge che vieta a tutti di vestirsi in questo modo, perché la sobrietà, diciamo, fa più parte della loro ideologia, insomma, di rendere il più possibile tutti alla pari, insomma, tutti uguali, tutti... Ok, bene, dai, insomma, queste notizie sono un po' strane di questi tempi, comunque alla fine bisogna adeguarsi, là c'è la dittatura, c'è poco da fare, non è che possono dire no, io voglio mettere i jeans attillati e possono farlo, devono seguire quello che dicono, in attesa magari di futuri sviluppi. Abbiamo finito, abbiamo terminato con le notizie, abbiamo sforato, sì. Siamo già a mezzogiorno, ti lascio libera. Abbiamo perché... sforato. Esatto, questa sera non sarai con noi in diretta, però mandami il videoclip dove spieghi il tuo articolo, così sentiremo la tua spiegazione, va bene? Va bene. Ti lascio con, indovina? Per la diretta. Ti lascio con acqua e sapone, dedicatissima da parte del nostro Luca. Ciao Bea, grazie. Ciao. Amici, vi presento la discografia completa dell'Orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, e siamo rientrati, salutata la nostra Beatrice, continuiamo la nostra trasmissione. E chi c'è? E chi c'è, ragazzi? Il mitico Ricky DJ Riccardo Ronchetto di Radio Vetrina, che oggi debutta proprio qui sulle frequenze di Radio Nova e mi fa molto ma molto piacere. Buongiorno!
Buongiorno, sono un debuttante. Sei un debuttante, no, sei un grande professionista e abbiamo l'onore e il piacere di averti sulla nostra radio. Io dico nostra perché ormai me la sento anche un po' mia da quando mi hanno adottato dal 4 maggio dell'anno scorso. Insomma, stiamo facendo un bel lavoro. Io ringrazio ancora una volta Gabriele Arlotti che insomma insieme a tanti altri ci permette di fare questo questo lavoro insieme e stiamo rinnovando, visto che siamo in fase di rinnovamento del palinsesto. Io sono l'uomo delle dirette, ormai in radio mi conoscono in questo modo, e dopo l'amico Cochi con il mercoledì sera di Cochiland arriva proprio oggi alle ore 16 Radio Vetrina. Sei contento o no? Sono felicissimo. Innanzitutto voglio ringraziare in anticipo tutti gli amici, lo staff di Radio Nova, chiaramente radionova.it 94.3, ormai l'ho già memorizzato. Grande. Tu pensi che è da giovedì che noi stiamo così spiegando un po' ai nostri amici, ai nostri radioascoltatori e in parte anche quelli che ci ascoltano via StreamYard, nelle nostre streaming, sulle nostre piattaforme, che certo, sono 10 radiofoniche e 5 web che andremo anche sull'FM. E c'è stato una come vi posso dire, un plebiscito, perché da 1700 mi piace che avevamo, in due notti siamo passati a oltre 2000 mi piace. Bene, bene, cresceranno. Cresceranno sempre di più, poi piano piano, come ti ascolteranno anche gli amici dell'Appennino Reggiano, ti conosceranno meglio e così andranno a cliccare like anche loro sicuramente. Ma a parte quello, noi oggi è la prima puntata, quindi io devo ringraziare te, l'organizzazione, chiaramente la presidenza e tutto lo staff di Radio Nova, ma Nicola Marchese che crede nella nostra radio, ormai in questa collaborazione che affina, cosa vi posso dire, spazi musicali, chiacchiere e amicizia, esatto, soprattutto, perché non dimentichiamo mai che chi ascolta il Nima Show Live è come chi ascolta Radio Vetrina, come chi ascolta Radio Nova, dedica la cosa più preziosa, il proprio tempo, a noi, e noi dobbiamo esserne assolutamente consapevoli. Oggi pomeriggio, nella nostra prima puntata di oggi, sì, l'ho tenuta senza ospiti, perché poi da domani ritorneranno grandi ospiti, poi te ne accenno proprio i due del lunedì, del martedì e del mercoledì, ma oggi voglio presentare agli amici di Radio Nova chi è Riccardo, ma soprattutto chi è la banda di Radio Vetrina, ossia i nostri amici che ci ascoltano, i nostri amici che fanno musica, e oggi farò conoscere gli amici di Radio Nova tutto il nostro, una buona parte insomma del nostro pacchetto musicale, dei nostri amici che abbiamo conosciuto nelle varie... Ricordiamo, scusa se ti interrompo Riccardo, che tu con i tuoi appuntamenti dai molto spazio alle band emergenti, a tanti amici della musica, e ovviamente non mancheranno le interviste come recentemente hai tenuto Bobby Solo, cioè anche nomi grandi della musica italiana e non solo, insomma. Assolutamente sì, infatti così abbiamo aperto un entourage incredibile con tanti nostri amici, Bobby Solo, Marco Ferradini, la figlia di Ferradini, poi abbiamo avuto Gianni Bella, Marcella Bella, nella persona della figlia di Gianni Bella, che è Chiara Bella, che tornerà presente fisica qua nel mese di giugno, quindi tante occasioni ci saranno ancora. Domani pomeriggio avremo Rosita con il suo Rosita Live, ci presenterà la sua voglia di far musica. Una grande cantante. Grande cantante, è in partenza per Crans-Montana e allora l'abbiamo rapita all'istante. Domani sarà qua con noi e sarà con voi in diretta con gli amici di Radio Nova. Quindi Pino Scotto, mercoledì, il grande di Sanremo Rock, essendo noi una delle radio partnership così delle finali regionali di Sanremo Rock e della finale nazionale di Sanremo Rock, l'avremo qua con noi, il patron. Beh, direi Rock. Che
Direi che con la tua entrata Radio Vetrina, Radio Nova non si può lamentare, perché abbiamo toccato la musica da ballo con il Niman Show Live, la musica dance con il Cockyland e la musica a 360 gradi con il tuo contenitore Radio Vetrina. Poi non dimentichiamoci il grande lavoro che stanno facendo Fabio e Simone con le playlist tutte aggiornate. Ci sarà una radio proprio rinnovata. E allora mi raccomando, seguite Radio Nova sul 94.3 oppure www.radionova.it. Ricky, io ti voglio condividere con te un altro tipo di musica, perché questo fine settimana ero libero, a parte che non si fa fatica ultimamente, però questo fine settimana ero libero e sono andato a fare un giro in centro a Parma, no? In via Cavour, e c'era un personaggio che faceva musica. Ci tengo a fartelo ascoltare, ci stai? Assolutamente sì, certo, sono qua. Ascoltate un po', cari amici, ascoltate un po'. Dopodiché gli è arrivata una telefonata e ha smesso di suonare. Beh, questo ti fa capire che non tutti purtroppo possono essere in televisione, possono essere in radio, però la voglia di fare musica ti porta comunque a farla ovunque. Cosa ne pensi tu? Ma guarda, io ho seguito con le nostre attrezzature, non della radio ma i nostri service, quando ancora si lavorava il Busker Day in Bernasca e il Festival Internazionale degli Artisti di Strada. La nostra struttura monta 24 poltre, 24 postazioni audio, e in questo weekend meraviglioso, nel terzo weekend del fine settimana di luglio, in Bernasca si eseguiva questo Busker Day. Adesso chiaramente sono 2 anni anche quest'anno. È tutto fermo, sperando che poi ritorni l'anno prossimo. Ma come avete visto, queste persone che donano la moneta, l'euro, i 2 euro, i 5 euro, si chiama andare a cappello, e esatto, è gratificante per gli artisti di strada, perché loro non hanno nella loro poesia, nella loro passione musicale, l'elemosina, ma sono donazioni che il pubblico fa ringraziando per la musica che questi grandi artisti, perché si chiamano proprio artisti di strada, fanno in strada. Ed è la prima cosa, il primo livello della musica. Guarda, io mi sono permesso di fare il videoclip, e subito dopo ovviamente ho dato l'offerta anch'io, la donazione, come la chiami, insomma mi sono un po' rivisto, perché ragazzi, in questo periodo siamo tutti fermi, no? E essere solidali anche con questi colleghi, penso che sia doveroso. Cosa dici tu? Ma è assolutamente vero. Guarda, tu lo fai con la musica, riproponendo i vari brani delle orchestre che, ricordiamo, sono fermi da 1 anno e mezzo, anche perché poi non si sa esattamente dove si andrà a parare, a finire. Esatto. Noi un po' con la televisione, tu e noi con la radio, insomma con la nostra organizzazione, e tutti insieme cerchiamo di rallegrare, di far passare dei pomeriggi e delle serate insieme. E quello che hai ripreso tu come discorso e come voglia con Radio Nova, con gli amici di Radio Nova, che torno assolutamente a ringraziare per averci voluto e per avermi voluto tu nel tuo staff, ci riempie di gioia, perché è bello poter condividere le belle cose della musica. La musica è bella a tutti, tutti sono bravi, e come tu fai con la televisione, noi lo facciamo in parte con i nostri social e assolutamente con la nostra radio. Io ho accettato all'istante la collaborazione con Radio Nova, perché sono dei bravi ragazzi. No, anche perché se mi dicevi di no, io non ti avrei più rivolto la parola, questo è poco ma sicuro. Fammi dire, è assolutamente perché tu hai un cuore grande. E grazie, grazie, grazie. Allora, hai parlato prima di Vernasca, se non sbaglio è in provincia di Piacenza. Esattamente. E io ieri sono andato in provincia di Piacenza ed era esattamente a Grazzano Visconti. Beh, uno spettacolo. Allora voglio condividere con te, ovviamente non le fotografie che io ho messo nel mio profilo Facebook, ma ho trovato questo piccolo videoclip di 3 minuti che vi fa vedere le bellezze di questo paese. Voglio condividerlo insieme agli amici del Niman Show Live e anche a te, anche con te, caro Riccardo. Eccolo qua. Pronti?
E voilà, hai visto che bel videoclip che ho trovato, molto interessante. Tra l'altro io pensavo, come dicevo in apertura, che fosse un paesino libero, aperto, no? Nel senso che invece no, proprio una corte proprio con un mini villaggio all'interno proprio del paese di Graziano Visconti. È vero, sì, è un borgo medievale, sai, noi cremonesi molto vicini chiaramente al territorio piacentino e era uno dei posti della domenica dove si andava a fare le passeggiate quando ancora questa brutta storia del Covid non esisteva. Esatto, quindi, esatto. Non solo chiaramente cremonesi, ma tutti gli amici del territorio, insomma. Allora, con il territorio voglio salutare, perché non possiamo non citare... lo sapevo che arrivavi lì, l'amica Loredana Lanzi. Guarda, ci siamo sentiti, facciamo uso privato di mezzo pubblico, proprio 20 okay. Secondi. L'abbiamo sentita, l'ho sentita la settimana sabato sera, ti saluta assolutamente, ti ringrazia, è molto contenta di questa nostra collaborazione, è molto felice di tutto questo e mi ha detto che Radio Nova sta lavorando perché arrivi anche a Bologna. Attenzione, quindi bene. Radio Nova insieme chiaramente in questo connubio a Radio Vetrina arriveremo a... Fantastico, dai, va benissimo, più ci si allarga per far sentire la nostra voce, la nostra musica, ben venga. Ci sono dei messaggi, Max Iannoli che dice wow, adoro il sax, riferito al videoclip che ho mandato prima, Luca Vitali, un saluto al simpaticissimo Ricky e poi c'è la nostra Dora che dice allora Nicola, mettimi artista di strada visto che siamo in tema. Certo, l'ho tenuto proprio, ho visto il messaggio prima, ho preparato la canzone così andiamo in chiusura con questa. Allora, Ricky, oggi pomeriggio, ore 16, grande prima puntata per ovviamente gli amici di Radio Nova, perché tu ormai sei veterano di tutte. Quante ne hai fatte? Le hai contate le puntate? No, no, non le ho più contate, ho smesso di contarle, ma ormai in 5 anni penso che... Beh, insomma, ne hai fatte un po'. Non so quante live. Comunque oggi è un piacere, un onore essere di nuovo in FM, sui megacicli, quindi io vi aspetto amici di Radio Nova in questa presentazione di Radio Vetrina, spero vi piaccia, parleremo con tanti nostri amici che scrivono sulla nostra chat. Bene. Ma soprattutto parleremo di musica, ci saranno 2 brani meravigliosi, uno di Monica Gelati e uno di Nicola Marchetti, perché sono già pronti sulla backline della grazie, nostra regione. Grazie caro, grazie. Max Iannoli, perché noi vogliamo far conoscere gli amici di Radio Nova chi è Radio Vetrina e cos'è Radio Vetrina On Air. Esatto. Appuntamento con tanti ospiti, ma anche con le puntate senza ospiti, perché noi amiamo dialogare nel nostro condominio. Noi abbiamo un condominio orizzontale che si chiama la banda di Radio Vetrina e quindi cercheremo molto di bene a tutti gli amici di Radio Nova la banda di Radio Vetrina. Vi aspetto. Ti ringrazio Ricky. Allora, prima di andare in musica con l'artista di strada, io vi ricordo gli appuntamenti, l'appuntamento di questa sera con la presentazione della rivista di giugno del Nima Magazine. Tra l'altro negli appuntamenti dei programmi troverete anche gli orari e i programmi partner di Nima Radio TV. Stiamo facendo un lavoro tutti insieme non indifferente. Vi aspetto alle ore 13 su canale 77/78 in base alla televisione che avete, per una bella ora di Vado a Liscio con dediche richieste. Ciao Ricky, allora oggi pomeriggio ore 16 puntuali Radio Vetrina su Radio Nova 94.3 www.radionova.it. Bye bye! Ciao!